Amiche e amici di Volumbrite, siamo qui con Fukushi Ito, artista di questa mostra Impermeabili. Le chiediamo come è venuta a conoscenza di questa realtà, dell'arte irregolare. Ci dica. Allora mi ha invitato Roberto Mastroianni, anche Tea, perché Tea è artista come collega. Roberto anni e anni cura mia mostra, quindi sono in famiglia, ecco. È molto importante che artisti diversi, derivanti da diversi ambienti, si possano incontrare per unire anche magari un diverso pubblico. Ci parli un po' della sua opera, In the Space and Time, Acqua e Fuoco. Per essere umano, acqua e fuoco, due elementi fondamentali, semplicemente questo, è nato questo lavoro. Poi io faccio queste 64 poligoni, no? Sto facendo due mostre anche in un altro posto vicino Torino, che ho messo anche immagine di 26 personaggi che ha dato per me spunto culturale, stando qua in Italia. Quindi tanti soggetti mettono questo mio mondo, questa sfera è il mio mondo. E invece l'opera di oggi non presenta dei personaggi, vuole forse comunicare qualcos'altro? Sì, sì, più fondamentale, non personale, fondamentale di... infatti diversi personaggi, diversi tipi di personaggi, però noi siamo in fondo, siamo tutto uno, no? Quindi io non vedo differenza. Poi anche il lavoro di un altro tipo, dice un altro tipo, è bellissimo il lavoro, no? Spontaneo, eccetera, quindi una cosa fondamentale. Grazie mille per questa spiegazione. Un'ultima domanda, se ha ulteriori mostre che vorrebbe far conoscere ai nostri spettatori. E ora quindi in corso un altro due mostre, Castero Cavour, Castero Gobone, poi ora vado a Malta, è una mostra collettiva a Malta, così giro il mondo. Grazie mille, alla prossima.